I see sheep of green and red caps and stool. Then a cake that blew up my crew, and I think to myself, what a wonderful world. La Rare finalmente ha pubblicato il video di presentazione delle stagioni e del Plunder Pass. Scopriamo quindi cosa ci sarà di nuovo. Ci saranno le nuove missioni mercante, ma di queste ne abbiamo già parlato abbastanza, quindi andiamo avanti. Le stagioni avranno un proprio sistema di avanzamento. Qualsiasi cosa faremo in game aiuterà nell'avanzamento verso gli obiettivi della stagione. Le ricompense consisteranno in cosmetici vari per nave e pirata, armi, oro, dobloni e persino monete antiche. I livelli saranno in tutto 100 per stagione, quindi 100 ricompense base in tutto. Le leggende pirata avranno cosmetici esclusivi, tra cui la maledizione dello sconosciuto che la community chiede dal 2018. Oltre ai livelli ci saranno anche delle sfide da completare, anche queste con relative ricompense. Come già detto in altri video, le stagioni dureranno 3 mesi, in cui verranno rilasciati anche nuovi eventi, così ci sarà sempre qualcosa da fare. Il Plunder Pass, come avevo detto ma nessuno ha capito una minchia, darà ricompense extra per i livelli raggiunti. Queste ricompense verranno prese direttamente dall'Emporio dei Pirati. Ogni stagione avrà 11 ricompense Plunder Pass, che, sommato il loro valore, costituiscono una ricompensa decisamente allettante. Alcuni oggetti saranno esclusivi per il Plunder Pass, fino alla scadenza della stagione, dopodiché verranno inseriti nell'Emporio dei Pirati. Il pass sarà acquistabile in qualsiasi momento della stagione, quindi se non volete comprarlo subito, tranquilli, potete comprarlo anche dopo. Queste erano le novità del Mare dei Pirati. Lascia un mi piace, condividi e iscriviti se non l'hai ancora fatto. Da VapingBed93 per oggi è tutto, vi auguro 20 favorevoli.